La trovo un'iniziativa molto bella, veramente bella, e mi riporta un po' indietro a quando io facevo i miei ritiri giovanili. Gira davanti all'oxer parlanti e mi fa una leggera spalla in dentro. La spalla in dentro è il primo esercizio un pochettino per cominciare a muovere le anche. Molti cavalli verranno fuori dalla mano. Ok, la spalla in dentro, andate avanti là e poi venite una alla volta. Mezza volta, rientri sulla pista, le mani di là, la gamba sinistra lì, sposta le spalle verso di me. Così, 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 gamba. Più redine esterna, non piegare troppo all'interno, le due mani insieme, spostalo, spostalo. Ok, a cavallo la pazienza, pazienza e ripetizione, pazienza e ripetizione. Mai farsi prendere, passo, passo, una carezza e continui a camminare lavorando. Cammina, non aggredire, calma, e continui, gira, gira, continua, trotto. La cavalla non capiva che cosa stavamo chiedendo, bisogna comunque non farlo di forza, ma spenderci 2 minuti. Passo, certe volte è meglio passo, camminare, camminare, calma, 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 trotto, continua. Bisogna comunque continuare a cercare la comunicazione con i cavalli di quello che vogliamo. Calma, lasciala da sola, calma, calma, brava, ok, passo. Capito, Elena? Ci devi spendere un po', non può non fare queste cose. La passione, l'umiltà, la voglia, la ricerca e soprattutto, come già ho ripetuto, la passione vera ti fa credere che stai su una buona strada e che stai facendo questa cosa perché ti piace veramente. Quindi le sconfitte ti devono servire sempre per ricostruire qualcosa di più e di migliore.